All'ora stabilita appare sull'uscio della chiesa la statua della Desolata. La banda suona la prima marcia mentre il simulacro comincia lentamente, con il caratteristico movimento, a guadagnare la strada, portato a spalla da 40 portatori che si tramandano l'ambito privilegio di generazione in generazione, sostenendo le spese della processione. Bellissima anche nel dolore, la Vergine volge lo sguardo al cielo quasi a cercare consolazione al suo dolore di madre, simbolicamente rappresentato dalla grande spada d'argento che le trapassa il cuore. Le luci rendono ancor più suggestivo il solenne incedere della statua. Il venerato simulacro fu acquistato a Napoli nel 1794 con denaro raccolto tra i confratelli. Sull'origine della processione non sappiamo molto. Le antiche regole del sodalizio, che ottennero il regio assenso di Ferdinando IV nel 1777, sancivano l'obbligo per i confratelli di confessarsi e di partecipare alla processione della Dolorata la sera del venerdì di Passione. Il rientro avviene intorno alle 22 tra due ali di folla composta e partecipe. Nel corso della cerimonialità della Settimana Santa e soprattutto nelle solenni processioni, la musica occupa un posto di primissimo piano, non semplice accessorio con funzione di accompagnamento funebre, ma elemento imprescindibile costitutivo del rito. È impensabile il deambulare solenne della statua della Dolorata o del Cristo senza il suono struggente e patetico di quelle famose melodie funebri di autori noti o sconosciuti, tutte entrate nel cuore, oltre che nella mente, non solo dei protagonisti dei riti, ma della totalità della popolazione. È infatti la banda l'altra grande protagonista della Settimana Santa a Ruvo.